Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video del canale. Nel video di oggi andremo ad analizzare deck profile del mazzo Monarca. Andando a vedere le caratteristiche, possiamo vedere che ha 22 carte mostro, 13 carte magia, 5 carte trappola. L'extra ovviamente ci troviamo nel Monarca e quindi non ce l'abbiamo. È un mazzo for fun, molto divertente che se entra fa veramente male. Successivamente porterò anche il mazzo Monarca su Edo Pro perché è uno dei miei mazzi preferiti, fa parte sempre di quella lista. E niente, quindi passiamo direttamente a analizzare il main deck. Partiamo quindi con l'analisi del main deck. Abbiamo le carte mostro. Allora, le carte mostro si suddividono nel Monarca, quindi si suddividono in vassalli, monarchi e mega monarchi. Ad esempio, per fare un esempio proprio pratico, pratico, abbiamo un vassallo, quello lì oscuro, poi abbiamo un monarca oscuro come Caius, e poi il mega monarca che invece è Erebus. Così per praticamente tutti le varie carte comunque monarca. Partiremo con i mega monarchi, poi andremo con i monarchi e infine i vassalli. Spiegato questo, andiamo e iniziamo appunto ad analizzare il mazzo. Iniziamo subito con Erebus, il monarca del mondo sotterraneo, una delle mie carte preferite, non per tanto per l'effetto, ma per l'artwork, perché è bellissima praticamente. Lui, ma anche tutti gli altri mostri, in realtà mega monarchi, hanno il primo effetto in comune, quindi che li possiamo evocare tramite tributo, offrendo come tributo un mostro che è evocato tramite tributo. Ok, è un giro di parole, ma spero che si sia capito. Allora, partiamo con il primo effetto. Allora, il primo effetto ci dice che possiamo mandare due carte, Magia Trappola, Monarca Monarchi, dalla mano deck al cimitero, e se lo facciamo possiamo scegliere come bersaglio una carta sul cimitero dell'oppo oppure sul terreno sulla mano dell'oppo. Se è sulla mano la scegliamo a caso e gliela rimischiamo nel mazzo. Inoltre, una volta per turno, il secondo effetto di questa carta ci dice che possiamo scartare una carta Magia o Trappola Monarca Monarchi per scegliere come bersaglio un mostro nel nostro cimitero, quindi con attacco 2004 o superiore, e aggiungerlo alla mano, quindi è un riciclino. Poi abbiamo Eten, il Monarca Celeste, mandiamo due carte Monarca Monarchi, Magia o Trappola dalla mano oppure dal deck al cimitero, e possiamo andarci a specialare un mostro con 2004 in attacco superiore e 1000 in difesa direttamente dal deck, ma poi ci viene rimbalzato in mano durante la end. Secondo effetto invece ci dice che durante la main dell'oppo, se questa carta è nella nostra mano, possiamo bandire una carta Magia o Trappola Monarca Monarchi dal cimi e poi evocare tramite tributo questa carta. E questo effetto è un effetto quick. Poi abbiamo un Testalos, il Mega Monarca. Quando questa carta viene evocata tramite tributo, guardiamo la mano dell'oppo, scartiamo una carta dalla sua mano. Poi, se era una carta mostro, infliggiamo all'oppo un danno pari al livello di quel mostro moltiplicato per 200. Inoltre, se abbiamo utilizzato un mostro fuoco per l'evocazione tramite tributo di questa carta, possiamo infliggere 1000 danni addizionali all'oppo. Quando questa carta viene evocata tramite tributo, possiamo scegliere come bersaglio un mostro sul terreno e distruggerlo. Poi, se era un mostro luce, entrambi i giocatori mandano mostri dall'extra deck quanti possibile fino al livello o rango del mostro che abbiamo distrutto. Se abbiamo utilizzato un mostro luce per l'evocazione tramite tributo di questa carta, andiamo a scegliere noi le carte che l'oppo manda dall'extra deck al cimitero.
abbiamo Mobius il Mega Monarca. Quando viene evocata tramite tributo, distruggiamo 3 carte magia trappola sul terreno. 3 quindi sono anche abbastanza. Se abbiamo utilizzato un mostro acqua per l'evocazione tramite tributo di questa carta, non possono essere attivate le carte scelte come bersaglio in risposta all'attivazione dell'effetto di questa carta. Abbiamo finito, ecco, la parte dei mega monarchi e passiamo quindi ai monarchi. Per incominciare abbiamo Caius, il Mega Monarca. Quando questa carta viene evocata tramite tributo, possiamo rimuovere dal gioco una carta sul terreno e se era un mostro Dark, il nostro Oppo subisce 1000. Poi abbiamo Monarca della Terra. Se questa carta viene evocata tramite tributo, scegliamo un bersaglio, un mostro, una carta in generale posizionata sul terreno e la distruggiamo. Mobius invece si dice che quando viene evocata tramite tributo possiamo scegliere come bersaglio fino a 2 carte magia o trappola sul terreno e le distruggiamo. Raiza invece dice che se questa carta viene evocata tramite tributo possiamo scegliere come bersaglio una carta sul terreno e mettere quel bersaglio in cima al mazzo. Zaborg, Monarca del Tuono, se questa carta viene evocata tramite tributo possiamo scegliere un bersaglio, un mostro sul terreno e distruggerlo. Infine, per terminare, abbiamo un Testalos, il Monarca della Tempesta di Fuoco. Se questa carta viene evocata tramite tributo possiamo scartare una carta a caso dalla mano dell'Oppo, poi se era un mostro l'Oppo subisce danno pari al livello originale di quel mostro moltiplicato per 100. Abbiamo finito così i monarchi e passiamo ai vassalli. Giochiamo un'Edea Scudiero Celeste. Quando questa carta viene evocata normal o special, possiamo evocare in special un mostro con attacco 800 e difesa 1000 dal mazzo in posizione di difesa, quindi solitamente sarà un altro vassallo, perché hanno tutti 800 e 1000. Poi abbiamo le evocazioni dell'extra deck cloccate, ma per noi non è un problema perché l'extra non ce l'abbiamo. Se questa carta poi viene mandata al cimitero, possiamo scegliere come bersaglio una delle nostre carte maggior trappola, monarche, monarchi, bandite, e la aggiungiamo alla mano. E purtroppo l'effetto è once per turn. Poi andiamo con Eidos, scudiero del mondo sotterraneo. Se questa carta viene evocata normal o special durante la main, possiamo evocare tramite tributo un mostro in aggiunta alla nostra evocazione normale o di posizionamento. Inoltre, come secondo effetto, possiamo bannare questa carta dal cimitero ed evocare in special, sempre dal cimitero, un mostro con attacco 800, difesa 1000, però ci abbiamo l'extra bloccato. In realtà tutti i vassalli dopo ci vanno a bloccare l'extra, però in realtà non è un grande problema per noi, appunto. Abbiamo il vassallo del fuoco che si evoca in special scartando una carta. Inoltre, appunto, non possiamo più evocare special mostri dall'extra deck. Se questa carta viene offerta come tributo per l'evocazione tramite tributo, guardiamo la mano dell'Oppo e banniamo una carta a caso dalla sua mano fino alla end phase. Poi abbiamo Landrub, vassallo della roccia. Scegliamo un bersaglio, un mostro dell'Oppo, lo mettiamo coperto in posizione di difesa ed evochiamo in special questa carta. Poi ovviamente l'extra bloccato, adesso neanche lo ripeto più. Altro effetto, possiamo scegliere come bersaglio un mostro, quindi un vassallo con attacco 800, difesa 1000 nel cimi e ce lo andiamo ad addare alla mano. Qualora noi avessimo utilizzato questa carta per l'evocazione tramite tributo di un mostro, quindi probabilmente un mostro monarca. Poi abbiamo il vassallo dell'acqua, quindi se l'Oppo controlla due o più carte nella zona maggio trappola, evochiamo in special questa carta direttamente dalla mano.
Abbiamo poi Mitra, il vassallo del tuono. Se questa carta è nella mano, possiamo evocare in special questa carta. Inoltre evochiamo sul, un segno vassallo sul special sul terreno dell'oppo. Eccolo qui, qui abbiamo un segno mostro proprio del monarca. E se noi evochiamo, utilizziamo questa carta per l'evocazione tramite tributo, guadagniamo un'evocazione, insomma, addizionale. Quindi possiamo avere una evocazione tramite tributo in aggiunta alla nostra evocazione normale o di posizionamento. Andiamo poi con l'ultimo vassallo che è Lucius, il vassallo dell'ombra. Possiamo evocare in special questa carta, bandendo un mostro di livello 5 superiore del Cimi, che ce ne avremo abbastanza. Inoltre abbiamo l'extra alloccato per il resto del turno. Se questa carta viene offerta come tributo, per l'evocazione tramite tributo, possiamo guardare le carte posizionate, controllate dall'oppo, e l'oppo non può attivare effetti in risposta all'attivazione di questo effetto. Quindi è un GG per noi se andiamo un po' andiamo un po' a vedere cosa c'ha l'oppo settato. Passiamo poi al resto dei mostri che non fanno parte della zona monarca in realtà. Tra questi abbiamo un rapitore illurioso, che in realtà è un mezzo Caius. Quando evochiamo tramite tributo un mostro, possiamo evocare in special questa carta dalla mano, e se lo facciamo, questa carta diventa il livello di quella carta e anche tipo e attributo, di quella carta che abbiamo evocato tramite tributo. Poi abbiamo un dissolvitore da battaglia perché spesso abbiamo dei brick comunque e noi non vogliamo breakare, quindi preferiamo avere un turno in più. Infatti, questa carta serve proprio per pararci da un attacco diretto. La andiamo a evocare in special dalla mano e poi l'oppo termina la battle. Inoltre, se l'abbiamo evocata in questo modo, dobbiamo bannarla quando lascia il terreno. Poi abbiamo il matematico che utilizzavamo in realtà un po' più spesso quando era sbannato il dente di leone, quello lì che se veniva mandato al cimitero spammava i token. Comunque quando questa carta viene evocata normal mandiamo al cimitero un mostro di livello 4 inferiore da mazzo, quindi un vassallo, poiché i vassalli praticamente sono tutti di livello veramente basso. Inoltre, quando questa carta viene istrutta in battle, possiamo pescare uno. Per terminare il reparto mostri, abbiamo un Kuribo arcobaleno, sempre per pararci un po'. Quando l'oppo dichiara un attacco, c'è un bersaglio, un mostro attaccante. Equipaggiamo questa carta a quel mostro ed esso non può più attaccare. Secondo effetto, quando un mostro dell'oppo dichiara un attacco diretto, mentre questa carta è nel cimi, possiamo evocare in special questa carta, però la dobbiamo bannare quando lascia il terreno. Abbiamo così finito il reparto mostri e passiamo così alle carte magia. Per quanto riguarda le carte magia, giochiamo un Pantheism. Ovviamente, se ce l'avete, giocatela in trepera adesso che è sbannata. Alleluia. Mandiamo una carta magia o trappola monarca monarchi dalla mano al cimitero e peschiamo due, quindi ottimo quando abbiamo delle mani che pesano tantissimo. Inoltre possiamo bandire questa carta dal cimi, riveliamo tre carte magia o trappola monarca monarchi da mazzo. Inoltre non devono avere nomi diversi, quindi noi se abbiamo tre copie di una carta possiamo liberargliela tutte e tre, quindi ci addiamo la carta che vogliamo. E l'oppo ne sceglie una da aggiungere alla mano e possiamo utilizzare questo effetto once per turn. Poi giochiamo un 2 per, volendo anche un 3 per, però noi ne giochiamo due di dominio dei veri monarchi, che è la terreno proprio di archetipo. Mentre se non abbiamo, ecco, nessuna carta nell'extra e noi siamo l'unico giocatore che controlliamo un mostro evocato tramite tributo, l'oppo non può evocare special da extra, quindi blocchiamo l'extra dell'oppo. Ecco perché solitamente si gioca going first questo mazzo, proprio per bloccare l'oppo. E se un mostro che controlliamo ed è stato evocato tramite tributo
Combatte un mostro del loppo, guadagna 800 in attacco durante il calcolo dei danni. Inoltre, una volta per turno possiamo ridurre di 2 il livello di un mega monarca, praticamente, che abbiamo in mano. Quindi non è più un livello 8, ma è un livello 6 e ce lo possiamo andare a calare semplicemente offrendo come tributo un mostro. Giochiamo poi un Tenacia dei Monarchi, riveliamo un mostro con attacco 2004, 1000 oppure 2008 e 1000 dalla mano e ci andiamo ad addare una carta Magia o Trappola, Monarca Monarchi, da mazzo alla mano. Poi giochiamo un 2x di Tempesta Avanzata dei Monarchi. Una volta per turno, quando stiamo per offrire un mostro tramite tributo, per l'evocazione tramite tributo, offriamo come tributo un mostro del loppo e va in combination, diciamo, con il nostro scambio di anime. Anche questa, possiamo offrire come tributo un mostro del loppo piuttosto che il nostro. Però lui ci locca perché non possiamo effettuare la battle quando utilizziamo l'effetto di questa carta. Giochiamo poi un'avanzata dei monarchi. I mostri che controlliamo, che sono stati evocati tramite tributo, non possono essere scelti come bersaglio o distrutti dagli effetti delle carte. Poi giochiamo un al ritorno dei monarchi, che ha il doppio effetto, o possiamo andarci ad addare dalla mano a mazzo un mostro con 2004, quindi un monarca, oppure un mostro con 2008, quindi un mega monarca. Poi di carte, quando apriamo un po' storti, abbiamo un 1x di baratto, perché comunque giochiamo molti mostri di livello 8, come monarchi, i mega monarchi in particolare. Poi giochiamo un mostro cancello, offriamo come tributo un mostro che controlliamo, disotterriamo carte fino a che non disotterriamo un mostro che può essere evocato normalmente e quindi lo specialiamo. E poi un 2x di ragionando, anche questo più o meno la stessa meccanica del mostro cancello, però non dobbiamo offrire come tributo un mostro. Abbiamo così finito il reparto magie e passiamo al reparto trappole. Giochiamo per questo repartino un 2x di eruzione dei monarchi. La possiamo attivare solo se non abbiamo carte nell'extra. Inoltre, se controlliamo un mostro che è stato evocato tramite tributo, neghiamo gli effetti di tutti i mostri sul terreno mentre sono scoperti, eccetto i mostri che sono stati evocati tramite tributo, quindi i nostri saranno praticamente al salvo. Poi, però, se durante una end noi non controlliamo nessun mostro evocato tramite tributo, questa carta finisce direttamente al cimitero. Poi giochiamo un primordiale monarca, che sarebbe un Eten, diciamo, però dietro alla tendina. E il primo monarca che sarebbe Erebus, ma avvolto completamente nell'ombra. Allora iniziamo con il primo monarca. Possiamo evocare questa carta specialmente, anche se questa carta è ancora una carta trappola. E se viene evocata in questo modo, possiamo scartare una carta, dichiarare un attributo e questa carta diventa di quell'attributo. Inoltre può essere considerata come due tributi per l'evocazione tramite tributo di un mostro che ha lo stesso attributo di questa carta. Purtroppo però ci dice anche che se viene evocata in questo modo non possiamo evocare mostri special, eccetto i mostri con lo stesso attributo di questa carta. Invece il primordiale monarca, una volta per turno, possiamo scegliere come bersaglio due carte magia o trappola monarchi nel cimi e mischiarle nel mazzo e poi peschiamo uno, quindi è un ottimo riciclo. Inoltre se questa carta è nel cimi possiamo bannare un'altra carta magia o trappola monarchi direttamente dal cimi, evocare in special questa carta in posizione di difesa come un mostro e questa carta non viene considerata
come una carta trappola. Quindi a tutti gli effetti una carta mostro e possiamo utilizzare l'effetto once per turno. Per concludere, giochiamo un 1x di guardia mirata, questo per far sopravvivere il più possibile i mostri vassallo che controlliamo. Infatti, se l'oppo dichiara un attacco a un mostro che controlliamo di livello 4 o inferiore, noi, quindi se l'oppo ci attacca, possiamo andare a evocare in special, ecco, un mostro livello 4 inferiore direttamente da Cimi ed esso non viene distrutto da in battle o da effetti carte fino alla fine del turno. Quindi ce lo abbiamo buonissimo per il turno successivo per poi andarci a evocare una carta tramite tributo. Abbiamo così finito il main deck, l'extra ovviamente non ce l'abbiamo ed andiamo a fare un paio circa di mani di prova. Andiamo con allora la prima mano di prova. Il mazzo, questo qui, in realtà per quello che ho potuto tastare, quindi parecchio, è un going second, cioè diciamo che preferisce andare secondo, per assurdo, perché in realtà il monarca è fatto per andare primo e bloccare l'oppo. Però abbiamo bisogno di quella carta in più per iniziare. Inoltre, ho visto che distruggiamo molte carte dell'oppo, ad esempio evocando tramite tributo, eccetera. Quindi, ecco, noi preferiremmo partire secondi con questo mazzo. Quindi facciamo una mano going second, 6 carte. Comunque, intanto vi dico che Caius, il monarca, è stata la mia prima carta di Yugi, quindi non so in realtà quando sia uscita, penso nello Structure Monarca, non questo, ma quello ancora precedente. Io infatti mi sono ispirato molto allo Structure, che adesso in realtà dico anche. Ecco, lo Structure si chiama Imperatore dell'Oscurità, è in realtà abbastanza buono come Structure. Ovviamente, come avete visto, ho cambiato un bel po' di carte, abbastanza. Ho inserito i Mega Monarchi che si trovavano al tempo penso nei Teen 2015 di 6 anni fa. E niente, quindi andiamo, schiamo 6, 3, 6 e vediamo un po' cosa ci sale. E attualmente possiamo fare abbastanza poco, possiamo settare lui, poi abbiamo una tempesta avanzata per offrire come tributo un mostro dell'oppo e questo fondamentalmente. Non è che purtroppo abbiamo una mano bellissima, però ci sta in realtà, vediamo un po' cosa ci sarebbe salito. Già, insomma, questo avremmo potuto fare sicuramente di più il prossimo turno. Andiamo a vedere quindi la seconda mano di prova. Tanto vi preannuncio che il prossimo mazzo che porterò sarà sicuramente il mazzo zombie, anche quello uno dei miei mazzi preferiti in realtà. È relativamente simile al mazzo, allo Structure Horde Zombie che era uscito, penso nel 19, a inizio 19, e ho cambiato insomma un po' di carte, non tantissime, ma un po' ne ho cambiate. È un mazzo veramente veramente buono, secondo me, valido, anche perché a me piace molto l'archetipo zombie, comunque, anche se sul meta può dire ben poco. Però, anche se comunque il Baleardroch è abbastanza rognoso, lo ammetto. Quindi giochiamo, sì, sempre going second, quindi 6 carte. Andiamo un po'. Allora. Beh, sicuramente questa qui è una mano molto molto più buona. Allora, se il nostro oppo controlla una carta, allora possiamo andarci a calare lui in special e mettiamo la sua carta coperta. Settiamo uno, evochiamo normal Edo Scudiero Celeste, attiviamo l'effetto. Possiamo andarci a calare in special da mazzo. Eidos, qui andiamo a mescolare.
Ora possiamo per l'effetto Eidos andarci a evocare un altro mostro, quindi non lo so, forse un Raize, probabilmente, oppure anche un Mobius, quello che preferite. Offrite lui comunque, potete fare benissimo. Lo chiamo Mobius. Ecco, poi turno successivo tiriamo il primo monarca, comunque. Questa carta la possiamo evocare in special, poi vediamo cosa avremo pescato, quindi avremo attivato il turno dei monarchi. Avremo evocato un Raize, non lo so, offrendo come tributo un lui probabilmente. E comunque questa qui sicuramente era una mano di tutto rispetto. Poi ricordando che potevamo bannarci Eidos e evocarci in special un'Edea, allora eravamo proprio a posto. Abbiamo così finito anche questa mano di prove, andiamo con le conclusioni finali del video. Eccoci qui giunti alle conclusioni finali del video. Beh, che dire, il mazzo a me piace abbastanza, piace parecchio. Ovviamente è un po' lento, può briccare, ma in realtà l'ho fatto in modo, almeno questo, che bricchi il meno possibile, perché se vedete lo structure che vi vendono, togliendo anche il dente di leone, penso che è un brick assurdo ed è ingiocabile come mazzo. Ho inserito insomma qualche carta per renderlo un po' più leggero il mazzo, anche se è sempre risultato un po' pesantuccio. Quindi, se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina, se vi va, passate sul mio Instagram. Vi lascio anche il link del server Discord dei tornei, dove organizziamo i tornei. E io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi!